tani do doja diçka personale, normalisht aktori futet brenda rolit, e bën të vetin. Kur shkonit në shtëpi, bashkëshortja juaj, çfarë mendonte për një mafioz? Cila ishte sjellja juaj? Mia moglie sta lì, lo deve chiedere a lei. Lei è molto spiritosa, mia moglie. Lei dice sempre, voi pensate che fa il cattivo in televisione, dovreste vederlo a casa come cattivo, ma se no... Po pikërisht, prandaj edhe pikërisht në atë moment që kishit brëndësuar rolin. Quando lei aveva così interiorizzato il ruolo. No, no, questo io non credo, non credo a questo tipo di... No, no, soprattutto non è il fatto di interiorizzare. Quando si lavora, uno fa il lavoro che deve fare e poi ci ripensa perché pensa che ha sbagliato a volte, no? Allora ripensa al lavoro perché dice ma l'avrò fatto bene o l'avrò fatto male, ma non è mai... Ripensa al personaggio come poteva, se lo poteva fare meglio o se l'ha fatto bene o se ha fatto troppo poco e così. Allora sembra che l'attore resti... imprigionato nel personaggio, ma non è per quello, è perché quando si fanno le cose, soprattutto il cinema che si lavora tanto tempo, se una scena uno pensa che non è venuta bene, può sempre nella scena successiva migliorare, no? Sa vite che ne è martuar? Da quanto tempo è che è sposato? Bisognerebbe chiederlo a mia moglie, ma mi sembra più di 40 anni. Sa fmikeni? Quanti figli avete? Abbiamo 2 figli. E 6 nipoti, due figli di mio figlio e 4 figli di mia figlia. Gjyshi lumtur. Ma io non l'ho fatto tanto il nonno. Vërtet, pse? Che è una fortuna. Quando mia figlia vive in Giappone, quando viene con tutti e 4 i bambini, che sono mezzi giapponesi, dopo un'ora, mezz'ora anche io sono stanco, allora ho dei video di cartoni animati giapponesi. Metto il video perché così si siedono davanti al televisore e stanno tranquilli. Per avere i figli o avere i bambini piccoli bisogna essere giovani perché sennò si fa fatica. Mirpo, e poi un'altra cosa che non facciamo mai è mia moglie, quando i figli dicono stasera devo uscire, andiamo a ballare, ci tenete i bambini, non l'abbiamo mai fatta, anche noi usciamo stasera, diciamo. Pra, vazhdoni një jetë shumë aktive me bashkëshortën tuaj. Sua consorte molto attiva. Beh sì, io sono anche a volte più voglia di stare a casa, ma mia moglie le piace uscire e quindi usciamo. A merresh me aktivitet fizik? Ha un po' di attività fisica. Se uscite in forma shumë të mirë. No, no. Ma sto faccio qualche dieta. Ah, vërtet? Do na thuash ato më të mirën? No, qualche volta salto qualche pranzo perché non si può mangiare a mezzogiorno, la sera, con qualche pasto leggero bisogna farlo. Se esco a mangiare una volta al giorno, se no a casa mangio qualcosa di semplice. Non si può andare a pranzo tutti i giorni, come in Albania. Sì, tu, adesso mentre ho fatto questo film siamo usciti quasi tutte le sere, allora qualche pranzo l'ho saltato. Kam përshtypjen që bashkëshortës tuaj do i pëlqej shumë Shqipëria, Tirana dhe do vendoseni këtu. La cucina albanese, la cucina i ristoranti albanesi sono molto buoni, qui il pesce è buonissimo e come anche in Italia ci sono buoni ristoranti naturalmente, ma costano molto, molto di più che in Albania quelli veramente buoni. Invece qui c'è una base molto, molto buona di ristoranti e di piatti che si preparano. E poi tanto pesce, e poi assomiglia molto alla cucina italiana. Noi abbiamo vicino all'albergo, andiamo a mangiare in un ristorante senza fare pubblicità, va bene, sì, prego. Që lidhen me filmin, si po ndiheni në një cast aktorësh dhe shqiptar dhe italian? Normale. Come facciamo noi? È la stessa cosa, è la stessa cosa. È un film promettente? Secondo me sì, è una bella storia, tratto da una storia vera che è successa in quegli anni. È una storia d'amore tra la figlia dell'ambasciatore italiano e un ragazzo albanese. E poi questo ragazzo albanese ha fatto 8 anni di prigione per questa ragione. E quindi è una storia emblematica di quei tempi, insomma, ecco. ju jeni babaj, jeni diplomati, një figur që do t'ju pëlqejmë, apo do na erëzojate immagine Tano Caridit? No, non c'entra niente, no, non c'entra niente. È un bravo padre, bravo, insomma, è buono con la figlia, è un bravo padre che ha questa figlia e non la ostacola in quello che lei vuole. Lei è innamorata di questo ragazzo albanese, lui capisce che ci sono dei pericoli, ma pensa che la cosa si può risolvere, invece poi dopo c'è un finale che è abbastanza tragico, perché questo ragazzo finisce in prigione per 8 anni, ecco. Questa è... Namika Jazi ishte arsyeja e dytë që ju solli sërish Tiranë. Arsyeja e tretë dihet që tani? Kur do t'ju kemi? La terza ancora non c'è. Se però arriva ci vedremo la prossima volta. Kjo tregon që kemi ka qenë mbështypje të mira në Shqipëri. Molto buone, molto buone. Io dico sempre che, insomma, è come l'Italia, però con meno stress. Adesso insomma, è un periodo che l'Italia, insomma, ci sono cose politiche che non mi piacciono tanto, io lo dico perché lo penso, e invece questa cosa contro l'immigrazione non mi piace, non mi piace... C'è anche Nicundo Salvini. Sì, no, proprio Salvini non mi piace, ma non mi piace neanche Di Maio, gli altri perché non sanno fare niente. E poi perché pensano di distruggere tutto quello che c'era, proponendo che cosa? Le cose, come diceva anche il vostro sindaco, che è un uomo intelligente, il passato serve per costruire il futuro. Non si può dire il passato non conta niente, si fa il futuro. Il passato bisogna guardarlo e serve per costruire il futuro. Non si può dire questo che fatto fino adesso non conta, rifacciamo tutto da capo. È un grave errore. Për vazhdimësin atëherë. Ju falenderoj shumë. La continuità è la cosa più importante. Si affrontano i problemi tenendo conto da dove veniamo e dove vogliamo andare. Falenderoj shumë për kohën që na dedikuat, se di që do vazhdoni xhirimet në set këtu në ambientet e aeroportit. Ringrazio io lei e la sua televisione. Faleminderit shumë. Sono sicuro che questa è una bellissima trasmissione. Grazie. Faleminderit shumë. Grazie. Arrivederci. Grazie.